Ciao ragazze, nuovo video. Questa volta è un video di acquistini truccosi, dato che è molto che non li facevo, che non facevo appunto un video del genere, vi faccio vedere appunto i miei ultimi acquisti in fatto di make-up. Allora, parliamo di tre marche: Kiko, Neve e MAC. Allora, iniziamo subito con Neve. Con Neve ultimamente ho acquistato quel sombretto che mi piace tanto, che si chiama Collier, che è l'ombretto che ho utilizzato nel video, in uno dei video dedicati alle feste. Vi metto il link qua del video se non l'avete visto. Ed è un color glicine bellissimo, ma proprio bello. Questo qui ha tantissimi riflessi, veramente veramente bello. Quindi questo entusiasta. Vado veloce perché poi troverete tutti gli swatch e tutti i nomi sia nel box informazioni, ma vi metto sempre nel box informazioni anche il link al mio blog, così li potete vedere appunto con calma tutti gli swatch. Poi ho preso questo pennello per sopracciglia, che è questo qui viola, comodissimo, devo dire che mi ci sto trovando veramente veramente bene, quindi fantastico. Poi ho preso una matita labbra, che è questa qui, sto facendo vedere tutto. Questo pastello che è, vediamo se c'è, Invidia Violet, questa qui, carina anche questa, colore molto particolare. E l'avevo utilizzato per rossetto Eroin di MAC per smorzare l'effetto scuro, perché come sapete non mi piace come mi sta quel rossetto. E poi vabbè, la matita perfettina che conoscete tutti per contornare le labbra e non far uscire appunto il colore, per non farlo spargere. Allora, questi qua sono gli acquistini che ho fatto da Neve. Da Kiko ci sono andata ultimamente con i saldi e sono andata diretta proprio su alcune cose di una delle ultime collezioni che mi erano veramente piaciute tanto e secondo me sono molto molto valide. Ho preso un matitone ombretto, come sapete ne ho già altri due, questi sono veramente fantastici, fantastici, oggi parlo bene, sono veramente fantastici e durano tantissimo, non vanno nelle pieghe, possono essere utilizzati sia da soli che come base e veramente durano tantissimo. Questo è il numero 33, sono i Color Up Long Lasting. Questo è questo color bordeaux vinaccia, bellissimo, cioè se voi aspettate un po' e non, infatti ecco, se lo volete sfumare dovete essere abbastanza veloci perché dopo un po' non si fissa e non si sfuma più, insomma. Poi ho preso due matite fantastiche che le volevo prendere, però secondo me costavano troppo, quindi per quello non l'avevo comprata quando appunto non era appena uscita la collezione. Ho preso queste due matite con questi quattro fantastici colori. Una è la 108, che è questo marrone e questo blu, e poi questa qui invece è la 109, che ha questo blu pavone e questo viola. Ve le swatcho così ve le faccio vedere. Belle belle, quindi proprio buonissimo acquisto. Poi ho voluto provare questa spugnetta, ce ne sono due diverse. Io ho preso questa qui perché ovviamente avevo finito le spugnette, mi sono trovata lì e ho detto vabbè, prendiamola. E devo dire che mi ci sto trovando bene. Niente di particolare, ne esistono di tantissime marche di questa forma, però mi ci sto trovando bene, insomma. Passiamo infine alla MAC. Allora, alla MAC ho preso. Ci sono andata sia prima delle feste che negli ultimi giorni per usufruire di alcune gift card che mi sono state regalate appunto sia per il compleanno, per Natale e così. Allora, alla MAC prima di tutto ho acquistato il Fantomatico 217. Io di MAC avevo per sfumare il 222, con la quale mi sono sempre trovata divinamente, infatti non ho mai sentito la necessità di acquistare il 217, però ho voluto provare perché, siccome è uno appunto dei best seller di MAC, ho detto, ma devo avercelo comunque, perché con un pennello da sfumatura in più fa sempre, è sempre comodo, eh?
Ne ho diversi, ho anche il 2,24, però questo rimane molto... non ha le setole fittissime, quindi è molto morbido, serve per fare sfumature un po' più ampie, un po' più... capito, no? E quindi ho voluto provare questo che è leggermente più fitto e cambia anche la forma, perché mentre questo qui è fatto proprio, diciamo, tutto tondo, anche così, vedete, questo invece è leggermente più schiacciato, quindi questo è un buon acquisto. Poi ho preso un ombretto, anche questo l'ho utilizzato in uno dei video dedicati a Natale, vi metto qui il link se non l'avete visto, che è questo blue brown, questo pigmento di MAC fantastico, questa sorta di marrone rosso con riflessi verdi. Vabbè, vi metterò lo swatch nel vlog, andatelo a vedere. Poi ho preso questo paint pot bellissimo secondo me, che è Let's Skate, è un rosa con tante pagliuzzette, pagliuzzette dorate, non so se qui si vede bene. Comunque, poi vi farò delle foto migliori, insomma. Fantastico applicato come base, veramente molto illuminante e si fissa benissimo. Appunto, sapete che i paint pot possono, sono a base siliconica e possono essere appunto utilizzati come base tranquillamente. Ho preso poi per le sopracciglia il Fluid Line Brown Gel Cream. Questo qui è quello più scuro. Diciamo che per me andava bene anche il medio. Ce ne sono tre di tonalità. Questa qui è quella più scura, però la media era finita e è tantissimo che lo cerco perché ogni volta che vado alla MAC è sempre esaurito, sia il medio che lo scuro. Ho detto proviamolo, diciamo che è modulabile. Io prima l'ho provato e ne ho preso troppo, quindi sono venute un po' troppo scure. Vedete, qua già no, un po' più chiara. L'ho provato e ne va presa proprio pochissimo, si stende benissimo ed è veramente modulabile. Se ne mettete poco va bene anche, ecco, va bene anche per me, insomma, perché altrimenti se ne mettete troppo tende a un colore un po' più proprio marrone scuro, quindi adattissimo a chi ha i capelli castano scuro o neri. Però buonissimo prodotto e si fissa veramente bene, rimane lì, insomma. Poi ho preso tre rossetti, uno è il Candy Yum Yum, che adoro, bellissimo veramente, è uno dei miei rossetti preferiti, non pensavo, ma è veramente uno dei miei rossetti preferiti e quando ce l'ho addosso illumina tantissimo, non fa quell'effetto, pensavo che mi desse un effetto un po' pagliaccio, invece no, è veramente veramente bello. Poi dipende sempre come lo indossate, certo se io indosso tendo ad usare poco ombretto sugli occhi, poco trucco proprio in generale sugli occhi se utilizzo un rossetto così acceso perché non mi sta bene, insomma. Quindi ecco, faccio così, o rossetto o trucco sugli occhi. Sugli occhi quando ho un rossetto magari applico un po' di mascara. Se voglio utilizzare qualche ombretto li uso proprio naturali per definire l'occhio, quindi magari un beige sulla palpebra, un panna sulla palpebra e un beige nella piega, quindi solo per dare definizione. Un altro rossetto bellissimo che mi piace, ma mi rode perché mi sta malissimo, è Heroin, che è questo viola fantastico. Cioè, guardate che viola, eh. Io però lo sapevo anche prima di comprarlo, ma è troppo bello. Magari lo utilizzerò appunto per lavoro, però l'ho dovuto comprare, mi sbatte tantissimo, me lo metto e sembra che ho tutta la faccia verde, perché appunto il viola tende a far uscire tutto l'olivastro che è in me e veramente ci sono rimasta malissimo. Proprio per questo avevo comprato questa matita della neve, perché ho detto così magari questa è chiara, smorza un attimo quello scuro magari che c'è in questo rossetto, secondo me è anche la parte più bella, però ahimè... Non posso permettermi di andare in giro con quel rossetto. E però devo dire che ho risolto. Poi vi faccio vedere. Nel blog ho messo la foto anche
dell'eroin senza nulla e l'eroin con questa matita. Quindi vedrete, insomma. Sempre da mettere con il rossetto Candy Yum Yum, ho preso la sua matita, che è la Shock Value, questa qui della linea Prong Longwear, che è fantastica, cioè anche questa è esattamente come il rossetto, cioè una cosa molto fluo. Niente ragazzi, questo è tutto, spero di avervi dato qualche spunto su qualche acquisto truccoso, cioè tutte le cose che ho preso erano mirate perché sapevo che veramente sono ottime e mi servivano tantissimo perché era tanto che le stavo corteggiando, quindi queste qui a mio parere sono tutte consigliate, quindi spero che vi sia stato utile questo video, un bacione alla prossima!